Vediamo adesso come passare all'analisi dei dati raccolti. Allora, siamo tornati in questa schermata nella quale abbiamo il video con l'analisi, col tracciamento dei punti. Qui abbiamo il diagramma spazio, posizione, x e tempo t e qua sotto la tabella con i dati. Allora, prima di tutto possiamo ripercorrere il video nel punto in cui vogliamo e automaticamente ci verrà indicato l'istante di tempo e la posizione x e y, e vedremo sul grafico dove si trova questo punto. Quello che ci interessa è cominciare a vedere prima di tutto alcuni comandi che agiscono sul video. Possiamo per esempio accendere o spegnere le tracce dei punti, quindi per esempio spegnere le tracce dei numeri, spegnere le tracce, nessuna traccia, e quindi verrà indicato in ogni fotogramma soltanto la posizione attuale. Ma possiamo anche indicare la traiettoria. Qua possiamo fare traccia completa, poi vediamo cosa significa. Indicare la traiettoria. Eccolo qua. Quindi il computer ci mostra qual è la sequenza dei punti, quali potete vedere tutti. Potete vedere tutti, ma è più comodo magari toglierli. Quindi questa linea è quella che unisce tutti i punti per i quali è passato il nostro oggetto e rappresenta la traiettoria. Come vedete, è evidente che nel seguire la traccia il computer ha identificato punti leggermente diversi, o magari semplicemente perché la fotocamera non era perfettamente allineata col piano. Ma anche in questo caso queste imprecisioni verranno compensate poi nei calcoli che faremo. Possiamo però indicare qualcosa di più, spegnendo la traiettoria, per esempio indicare i vettori velocità. Quindi eccolo qua, per ogni punto ci verrà indicato il vettore di velocità. Possiamo mettere qua traccia completa, vuol dire che ne tracciamo molti, ma possiamo anche ingrandire, per esempio, la lunghezza dei vettori velocità, per esempio farli vedere un pochino più grandi. Eccolo qua. Quindi in ogni punto possiamo anche spegnere i seguenti e evidenziare solo il vettore velocità in questo momento. Possiamo allungarlo ulteriormente per farlo vedere meglio, visto che non era molto grande. Eccolo qua. Quindi in questo momento questo vettore è il vettore velocità V9 perché è relativo al nono fotogramma. Se andiamo avanti, verrà indicato il vettore velocità V57 in questo caso. Quindi il software è in grado già di calcolare la velocità. Adesso vedremo come andare a osservare i dati. La velocità e rappresentare i vettori velocità in ogni punto. Passiamo però all'analisi che ci interessa, cioè l'analisi del grafico. Scopo del nostro lavoro è determinare l'equazione del moto. Allora, qui come vediamo, possiamo vedere, spegniamo pure questo, vedere il diagramma posizione-tempo. Il nostro scopo è determinarne l'equazione. Per determinare l'equazione sappiamo che è l'equazione di una retta, e quindi avrà una certa forma. Dovremo però determinare la velocità. Per farlo dovremo prendere due punti qualunque molto distanti e determinare lo spostamento compiuto e l'intervallo di tempo necessario. Possiamo però chiedere già al computer di farlo, ma lo fa in maniera leggermente diversa. Qui, cliccando su questi punti, possiamo scegliere che cosa visualizzare, per esempio la posizione Y, vedete che non ha molto significato per noi. O l'angolo, eccetera, eccetera, scopriremo più avanti questi elementi cosa sono. Vediamo componente velocità. Come vedete, è tutto tranne che costante, sembrerebbe, ma prima di tutto possiamo togliere le linee, eccolo qua, e vedere invece i punti. Questo perché? Perché il software calcola la velocità prendendo lo spostamento e il tempo, ma relativi a due fotogrammi adiacenti. E quindi nella definizione della posizione ci sono diversi errori. Diversi errori che però non tolgono il fatto che se guardiamo la scala delle ordinate, vedete che non parte da zero. Possiamo cliccando su questo estremo cambiare la scala e quindi far partire per esempio da zero. Ora vedete che questa linea sembra molto di più un tratto orizzontale. Questo perché? Perché la velocità del nostro corpo è praticamente costante. Quindi il moto possiamo dire che è uniforme. Possiamo vedere anche l'accelerazione. Anche l'accelerazione, vedete che i punti non sono tutti stabili. Questo perché l'accelerazione viene calcolata come variazione di velocità. E
E quindi se già nella posizione ci sono errori, questi errori si propagano alla velocità e si propagano ancora di più all'accelerazione. Ma anche in questo caso possiamo osservare, basta rimpicciolire un po' la scala, che in effetti l'accelerazione è praticamente costante e sempre vicina al valore zero. Notiamo che l'accelerazione non è nulla dove all'inizio del moto, quando abbiamo appunto l'accelerazione iniziale, perché il corpo deve portarsi da fermo alla velocità finale. Vedremo più avanti come svolgere l'analisi numerica.